Vabbè, io mi chiamo Ivan, ho 41 anni, sono direttore di un'associazione che a Willy interessa, però non faccio nomi perché è un imprenditore agricolo, quindi sicuramente gli interesserà. Sono promotore di due start-up e da poco sono diventato consulente della VMR. Sono sposato, ho due figli, porto la mia testimonianza perché penso che possa sicuramente far piacere a molte persone che sono collegate. Vado avanti o faccio presentare Vai, vai, vai Ivan, raccontaci tutto, al ruota libera, vogliamo questo noi, bene. l'emozione, quello che esce a primo impatto, il Ok, senza subconscio. filtro, senza filtro. No, beh, io la mia testimonianza è questa. Beh, io Roberto non lo conosco da tantissimo tempo, come ho sentito in questo momento. Lo seguo, sì, ho visto i video su YouTube, mi comparivano spesso le sponsorizzate. E tra l'altro anche i miei figli ogni tanto mi dicono: ma papà, ma chi è questo Roberto Madalì Madalà? Lo chiama la mia figlia, no? Lo conoscevo così, poi ho partecipato al Mindset Milionario, quindi per un mese intero, quindi con le dirette di Roberto. E niente, ho fatto gli esercizi e da lì mi si è aperto un mondo, no? Come tutti stanno dicendo, sento dire, no? Quando si conosce Roberto e i suoi contenuti, la prima reazione è sempre quella di dire: mi si è aperto un mondo. La mia esperienza è questa. Beh, io ho iniziato Master DCK un mesetto fa circa, e quindi ho finito il primo modulo di paradigma primordiale, sto facendo gli esercizi. Quello che posso dire io personalmente è che sono 30 anni che mi formo e quindi sono appassionato della crescita personale. Quindi io ho sempre fatto corsi, ho sempre acquistato libri, c'è una libreria che ci avrà 1500 libri di crescita personale. E la cosa buffa, la cosa strana, che da quando ho cominciato a studiare i contenuti di Roberto, non compro più nessun libro, ho finito. Perché Roberto, diciamo, ha completato quello che mancava, no? Spesso quando uno ha questa voglia di acquistare libri, perché sembra sempre che gli manca qualcosa in più, no? Compro questo libro perché sono sicuro che in questo libro troverò la formula magica, troverò quell'informazione che mi serve. In realtà non è così. Purtroppo siamo vittime di questa cosa, no? Il teorema che spiega spesso Roberto è vero. Cioè, la competenza è una cosa, il mindset è un'altra. Cioè, il mindset è il 90% di tutto. E la mia esperienza personale lo può assicurare. Io dopo 30 anni che acquisto libri e faccio corsi, notavo che le cose non cambiavano. Sì, tante cose, tante informazioni, conoscevo tutti gli autori, ero preparatissimo su queste cose, ma il click non avveniva mai, no? Mi dicevano: porca miseria, ma è possibile? Ma a me mi hanno raccontato, leggo, se studio, il successo è assicurato, ma non è così. Quindi io voglio sfatare questo tabù, ok? Quindi non drogatevi di informazione, non acquistate libri, perché solo con le informazioni e con le competenze purtroppo non si va avanti. Ma c'è bisogno di molto di più. Quel molto di più me l'ha dato Roberto, perché Roberto comunque con i suoi corsi, è quello che ho sentito un po' anche con i miei, posso definirmi colleghi, no? Perché siamo nello stesso percorso. Diciamo che quando ascolti i corsi di Roberto, il tuo cervello comincia a fare clic, 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 no? Chiudi tutto quello che era aperto e che non aveva un senso. E sono al primo modulo, quindi ragazzi, io sto parlando adesso, sono solo al primo modulo. Non so che cosa mi aspetterà, ma sentendo un po' le testimonianze, posso immaginarlo. E quindi cosa posso dire? Io quello che posso dire a tutti, testimonianza vera e personale, non potete non prendere il corso. Ma vi dico questo, ma non perché voglio sviolinare Roberto, non mi interessa, anche perché ci dovevo ancora conoscere con Roberto, perché ho la prima live, ce l'ho martedì, quindi sarà il mio primo faccia a faccia con Roberto. Però quando guardi i suoi corsi, tutto mi sembra di conoscerlo dalla vita, perché
perché la sua capacità è proprio quella, no? Quella di dire: ascolta, io il percorso l'ho fatto, la merda l'ho mangiata anch'io come te, passatemi il termine, quindi so cosa stai passando, l'ho già passato, e quindi è inutile che mi metto come il guru di quello che sa le cose che gli altri non sanno. Storia vera. Quindi Roberto è quella persona che ti dice: guarda che io quello che hai fatto tu l'ho già fatto anch'io, gli step che hai tu li ho passati anch'io, i blocchi mentali che tu ce li hai avuti anch'io, e semplicemente ti spiega come uscirne. Quindi questo è semplicemente, lo dico così con un termine, semplicemente, perché in effetti sì, sembra tutto semplice come viene spiegato, che in effetti è semplice, però il 99% della gente non lo fa. Quindi c'è qualcosa che non quadra in queste cose. Come dicono: ah, vabbè, ma ho capito, ah sì, basta fare così, ah ma è bello, pensiero, basta cambiare il pensiero. Sì, è vero, basta cambiare il pensiero, ma comincia a farlo, comincia a mettere in pratica e poi vedi che i risultati arrivano. E quindi io quello che posso dire sinceramente è proprio questo, cioè bisogna affidarsi. La prima cosa da fare è affidarsi, perché è vero, il corso è costoso. Magari la prima persona si può anche dire: oh, cavoli, non ce li ho, come faccio a prenderli? Se li metto questi soldi in questo corso, come faccio a recuperarli? Non li recupererò mai. Tutte cavolate, tutte stupidate, perché sono dei blocchi che abbiamo da chissà quanti anni, che nessuno, noi stessi, non siamo mai, non abbiamo mai avuto la consapevolezza di fermarci e dire: perché non sto avendo i risultati? Cos'è che mi sta bloccando in questo momento? Quando si, come diceva anche Alessandro, mi sembra, quando cominci a interiorizzare, a fare introspezione, cominci a capire qual è il tuo problema e poi da lì cominci ad attivarti. E Roberto te lo spiega, cioè ti prende per mano, ti dice: dove vuoi arrivare? Voglio diventare questa persona, voglio ottenere questi risultati. Bene, il percorso da fare è questo qui. Punto. Mi taccio. Grazie Ivan. Grazie a voi.